Nacque l'8 luglio del 1924 a Raffadali, ad Agrigento. I genitori con la vita gli trasmisero la fede, la correttezza morale e uno straordinario senso del dovere. Nel 1936 entrò in seminario dai padri bocconisti a Palermo e il 22 luglio del 1951 nel santuario Madonna dei Rimedi venne ordinato sacerdote dal cardinal Ernesto Ruffini. Alcuni giorni prima aveva scritto a un suo cugino sacerdote: un senso di trepidazione mi pervade riflettendo sulla grave responsabilità di cui dovrò essere investito. Nel capitolo generale del 1959, ad appena 35 anni, era tale la stima di cui era circondato che i confratelli lo eressero superiore generale. Scriverà la madre alcuni giorni dopo: questa elezione è stata una sorpresa per me, ho cercato di vivere sempre nel nascondimento e nella ritiratezza. Ora, in un momento, ho compiuto un balzo in avanti impensabile ed imprevedibile. Basta rassegnarsi alla volontà di Dio. Confido nel Signore che non mi farà mai mancare né la salute né la prudenza e la sapienza nell'agire. Alle debolezze riparerà Lui che è l'Onnipotente. Porta a termine l'approvazione delle Costituzioni da parte della Santa Sede e fece introdurre la causa di canonizzazione di Padre Giacomo Cusmano. Il 4 agosto del 1964 si recò a Biringe, nello Zaire, nella missione aperta 3 anni prima per confortare i suoi fratelli. In Zaire lo sorprese la rivoluzione dei Simba. Il 3 dicembre i 4 missionari furono catturati. Padre Spoto riuscì ad evadere e a piedi nudi. Ed esausto di forze per aver vagato tutto il giorno in mezzo alla spessa boscaglia, si inginocchiò, pregò e disse: «Signore, ti offro la mia vita, ma salva i miei confratelli». Il 27 dicembre del 1964, a soli 40 anni, in seguito agli stenti, alle percosse e alle vessazioni dei Simba, moriva e i 3 confratelli di lì a poco misteriosamente si salvano. Le venerate spoglie furono portate in Italia e dal 1987 si trovano nella chiesa Cuore Eucaristico di Gesù. Il 26 giugno 2006 Papa Benedetto XVI ha riconosciuto ufficialmente il martirio di Don Francesco Spoto e il 21 aprile 2007 è stato beatificato. La Congregazione dei Servi dei Poveri, comunemente chiamati Bocconisti, fondata dal Beato Giacomo Cusmano, lo celebra il 24 di settembre, giorno del suo battesimo. Ecco, carissimi fratelli, questo è il santo del giorno che abbiamo scelto, un santo che ancora, diciamo, non è propriamente santo, ma è un beato, e ci fa capire quanto veramente la preghiera altruista scateni miracoli. Lui si è trovato in una condizione dove pensava sicuramente di non poter riuscire ad ottenere la salvezza. A quel punto si è fermato e ha detto: se non per me, almeno per gli altri. Il beato oggi ci insegna qualche cosa di molto importante. Il beato Francesco Spoto oggi è l'esempio di cui noi spesso dimentichiamo, ovvero la preghiera per l'intercessione di altre persone. È importantissima quella preghiera che alla fin fine è soprattutto disinteressata, dove noi non abbiamo nulla a guadagnarci e neanche minimamente a sfiorarci, perché lui avrebbe donato la sua vita, ma della vita degli altri dovrebbe essere preservata. E il ricordo di questo giovane sacerdote morto a 40 anni ci aiuti veramente a superare ogni egoismo e ogni personalità che si oppone a quello che è l'altruismo. Lui aveva avuto un'ottima formazione ed era diventato un modello per tutti. Ecco, noi molte volte pensiamo che lo spirito non ci aiuti, che comunque ci troviamo in mezzo a mille dubbi. Lui aveva solo certezza. La certezza era data dal fatto che lo spirito gli dava questa forza proprio perché lui si comportava correttamente ed era un esempio per tutti. Ecco, noi molte volte abbiamo un rapporto con la preghiera, un rapporto con il Signore molto, molto, forse anche troppo confidenziale. Se noi veramente capissimo che cosa fosse il timore di Dio, riusciremmo ad affrontare tutto, anche la morte.